Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Gloria a Cristo, splendore. Ben ritrovati nel Vangelo della Gioia di questa terza domenica del tempo di Quaresima, dove la memoria evangelica ci riporta a quel segno profetico della cacciata dei venditori, dei commercianti dal Tempio di Gerusalemme. Siamo nel Vangelo secondo Giovanni, e dove l'evangelista lui contempla tre Pasque. Questa è la prima salita dopo il segno delle nozze di Cana. Ebbene, Gesù sale a Gerusalemme e trova nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore, colombe e anche cambiamonete. Ora fece la frusta di cordicelle e scaccia tutti fuori dal Tempio, dicendo: portate via queste cose, non fate la casa del Padre mio un mercato. Ebbene, questi venditori in realtà ci devono essere, perché nel Tempio la gente andava per pregare, per offrire un'offerta, e non si poteva fare col denaro pagano, ma bisognava fare col il cambiavalute, col denaro ebraico. Ebbene, quindi cambiamonete ci volevano. E la gente però offriva anche dei sacrifici, ovvero l'idea di una colomba, un agnello, tutto quanto, quindi c'era bisogno di chi vendeva. Ebbene, il Signore però, ecco, mette in guardia da un pericolo: fare della casa del Padre un mercato. E a volte c'è un po' il pericolo anche per noi, anche per la nostra fede, di fare un mercato. La prima lettura, tratta dal libro dell'Esodo, vediamo le 10 parole, ecco, i 10 comandamenti, e dice: beh, allora dunque bisogna osservare, certamente. E diciamo che, diceva il vecchio cardinal Biffi, i comandamenti sono come il libretto delle istruzioni che il proprietario, anzi l'inventore della macchina, mette nel cruscotto della macchina. E quindi io, che compro la macchina nuova, prendo il libretto e, se leggo bene e osservo quelle indicazioni, la macchina andrà benissimo. E il problema è questo, che a volte dice: beh no, io voglio essere libero. Perché
la benzina adesso costa troppo, io voglio metterci l'acqua, io voglio essere libero. Oppure l'olio, no, costa troppo, l'olio metto l'aceto perché voglio essere libero. Le gomme due e due davanti, due, no, 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 io voglio essere libero, voglio gonfiarle come voglio, ecco. Sì, la libertà certamente, ma la macchina non funziona. E così anche l'amore di Dio per noi, per la sua macchina, le sue creature, che siamo noi. Pensate se ogni uomo obbedisse ai 10 comandamenti, non ci sarebbe più nessuna uccisione, non ci sarebbe più nessuna menzogna, non ci sarebbe più nessun furto. E dunque è interessante, sarebbe una vita nuova. Ma per noi cristiani l'osservanza dei 10 comandamenti non basta. Anzi, sembra quasi che Gesù, nelle varie indicazioni per quanto riguarda il giudizio finale, sottolinei sempre l'amore non donato. Esempio, nella pagina, nel giudizio universale, secondo Matteo, delle opere di misericordia, non c'è, non so, hai bestemmiato, ma avevo fame, mi hai dato da mangiare, avevo fame, avevo sete, mi hai dato da bere, ero nudo, mi avete vestito, ovvero il bene non fatto. Avete fatto, non avete fatto. Oppure anche la parabola del ricco e Pulone, che non si dice che era cattivo, non si dice che facesse del male a Lazzaro, ma non si accorge. Ecco, quindi il cristiano non si ferma a 10 comandamenti. È una base grandissima che di fatto dobbiamo partire di lì. Ma l'idea è che c'è un rapporto d'amore, ecco, l'idea di non fare della casa del padre un mercato. Il mercato è: io faccio questo, dunque tu mi devi dare. Io prego, quindi tu mi devi, io osservo, ma Gesù, come spesso diciamo, non è venuto per insegnarci a osservare la legge del Signore, ma per accogliere l'amore del Padre. È proprio un capovolgimento anche di prospettive. E i giudei allora prendono la parola davanti a questo gesto profetico, cacciare i venditori dal Tempio. Dice: ma quale segno tu mostri per fare queste cose? E Gesù dice: distruggete questo tempio, in 3 giorni lo farò risorgere. Spesso nel Vangelo secondo Giovanni ci sono 2 piani, secondo le parole di Gesù. Da una parte quello che appare, cioè la lettura concreta, ecco. Poi c'è una lettura spirituale, un qualcosa che va di più, che va oltre. Ebbene, Gesù sta parlando del tempio del suo corpo, che va oltre. Ecco che loro invece intendono il tempio fatto di pietre. Dice: ma questo tempio è costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere. Ecco, Gesù risorge il 3° giorno. Ecco allora che quando fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono appunto di queste parole. E interessante che mentre lui era a Gerusalemme per la Pasqua, e molti, vedendo i segni che compiva, credettero nel nome. Ma lui non si fidava, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza all'uomo. E infatti conosceva quel che c'è nell'uomo, ovvero seguire Gesù per i suoi miracoli, seguire Gesù perché mi fa comodo. Ecco un po' il pericolo del mercato. Io faccio le cose perché... E invece no, è la preghiera. Questo anno il Papa Francesco ci invita appunto a innanzitutto a pregare, ma affinare la preghiera non tanto come dire delle formule, ma come un'opportunità di comunione, in ascolto. Signore, cosa vuoi che io faccia? Come diceva San Francesco davanti al crocifisso di San Damiano. Ebbene, cercando così, insomma, anche delle buone notizie. Di fatto il mondo parla di morte, parla di diritti calpestati, parla purtroppo di cantieri che crollano per l'imperizia magari dei responsabili. Ebbene, cercare sempre delle notizie buone. Ebbene, quest'anno il 50° della GESCI è stato così, una rappresentanza è stata accolta da Papa Francesco, che è invitato a scendere sulla strada, a camminare la rotta. Ci sarà anche un campo nazionale dopo 30 anni appunto a Verona. Ebbene, il rispetto, il creato, l'ascolto, il camminare, ecco, temi molto molto importanti
La nostra vita è sempre in cammino. E ora ringraziamo tutta la GESI, in particolare i capi, per il tempo che danno per la crescita dei bambini, dei lupetti, degli adolescenti, dei giovani. Ecco, non fare la nostra vita un mercato, aiutare a togliere quello che di fatto appesantisce un po' la nostra vita e andare all'essenziale. Quando si è in cammino con gli scout non si può portare il frigo, perché lo zaino non può portare le cose in eccesso, le cose inutili, deve portare l'essenziale. Ora guardiamo i nostri amici scout anche in questo tempo anche di Quaresima, cercare l'essenziale. Questa cosa qui mi aiuta, allora lotto per poterla avere. Questa cosa qui posso anche farne a meno e quindi la posso lasciare. Ebbene, non facciamo nella casa del Padre un mercato, ma accogliamo tutto come una grande grazia. Ora chiediamoci, in questo momento qui, cos'è che potrei cacciare dal tempio della mia vita? Cos'è che non mi aiuta ad amare Dio, ad amare il prossimo, ad amare la mia vita? Ciascuno può dare una piccola risposta nel proprio cuore. Il Signore possa benedire voi e le vostre famiglie. Pace e bene. Grazie. Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura, perché con la mia mano nella mano degli amici miei